Adesso a Roma la questione dell'immondizia passa alla procura, passa alla giustizia. Decine di cittadini hanno denunciato quello che sta succedendo. In conferenza stampa la Raggi, il sindaco di Roma, ha detto la città sarà pulita immediatamente, entro 15 giorni sarà pulita, sarà tolta tutta la spazzatura. Mentre il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che nei giorni scorsi ha mediato tra Campidoglio e Regione Lazio Zingaretti, chiede che l'immondizia venga ritirata dalle strade immediatamente per rischi gravi alla salute. Da lunedì tutti gli impianti hanno aperto ad AMA e lavorano al massimo. Proprio la settimana scorsa gli impianti che erano già a disposizione del comune avevano detto: abbiamo dato la disponibilità di 10-12 camion, ne arrivano 1, 2, 3. Quindi la disponibilità degli impianti c'era già prima. Bisogna vedere adesso dove hanno trovato i camion, visto che il 55%, cioè più della metà dei camion per raccolta spazzatura di tutti i tipi, sono rotti, non funzionano perché il parco camion dicono che ha più di 10 anni di media, è obsoleto, mezzo distrutto. Ma comunque, promesse o non promesse che comunque vengono fatte ogni giorno, i residenti sono esasperati tra cattivi odori e interi in quartieri infestati da topi, gabbiani, scarafaggi, a fronte di una tassa sui rifiuti tra le più alte dell'Italia. Segnalazioni a decine, con tanto di fotografie, cassonetti stracolmi, fatte recapitare in tribunale da semplici cittadini e da associazioni che hanno spinto la Procura di Roma ad aprire un fascicolo per violazione delle norme in materia ambientale. Reati contestati sono diversi, per ora è verso ignoti dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, è quello della violazione dell'articolo 256 sull'attività di gestione non autorizzata dei rifiuti. Tra gli esposti presentati anche quelli in Campidoglio dal Codacons, che ha invitato tutti gli utenti residenti nella capitale a costituirsi parte offesa nell'inchiesta della magistratura e avviare l'iter per chiedere il risarcimento dei danni, con tanto di moduli da scaricare sul sito dell'associazione per ottenere il rimborso della Tari. Giustamente io pago una tassa per i rifiuti e sono sommerso come nel Medioevo dalla spazzatura. Quindi, come minimo, il comune dovrà restituire la tassa dei rifiuti a tutti. Non abbiamo i soldi e questo non è un problema né del Codacons né dei cittadini. Ritrovate i soldi. Come avete riempito la città di spazzatura con tutta l'immagine dell'Italia nel mondo, adesso trovate i soldi per restituirli ai cittadini. L'esposto presentato dalle associazioni come il Codacons evidenzia l'abbandono dei rifiuti sul territorio del comune ha ingenerato una continua e intollerabili esalazioni miasmatiche, assieme al rischio di diffusione incontrollata di gravi malattie e colonie di topi, gabbiani, scarafaggi e animali di tutti i tipi. Prefigurano anche l'ipotesi di epidemia disciplinata dall'articolo 438 del codice penale. Il mancato intervento delle competenti autorità in una tale grave e insostenibile situazione, sottolinea appunto il Codacons, deve necessariamente ritenersi casualmente correlata al peggioramento nel tempo delle condizioni igieniche di decoro delle zone coinvolte dall'accumulo incontrollato dei rifiuti, cagionando l'aumento delle possibilità di diffusioni patologiche legate alla proliferazione batterica. Voi sapete anche che ci sono a Roma 4.000 netturbini, di cui 1.000 sono malati, inabili al lavoro con tanto di certificato medico proprio per le esalazioni di queste montagne di rifiuti che sotto il sole a 40 gradi, immaginate la puzza, il liquame che si scioglie e si incrosta nell'asfalto, che poi toglierlo sarà impossibile, ma poi chi lo toglie? Chi va a toglierlo con idranti, con acido? Una situazione veramente degradante e degradata. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, buona giornata.